Buongiorno, parliamo in questa seconda lezione dell'impianto di raffreddamento ad aria, uno dei due sistemi utilizzati per abbassare la temperatura del nostro motore. Ormai è caduto in disuso, però è conveniente esplorare il suo funzionamento per capire perché è stato sostituito ormai in tutti gli autoveicoli dal sistema di raffreddamento al liquido. Per essere efficace deve essere composto da una lettatura della testata e dei cilindri. Che serve per aumentare la superficie di scambio per rendere più efficace ed efficiente eh, il contatto dell'aria con le parti calde del motore. Un ventilatore che può essere direttamente mosso dall'albero motore, quindi calettato su di esso, oppure mosso mediante delle cinghie e pulegge, il ventilatore ha lo scopo di Convogliare l'aria eh, su queste parti alettate di testate e cilindri tramite delle canalizzazioni che sono chiuse e si aprono eh, grazie a un termostato quando la temperatura del motore supera eh, determinati valori e si chiudono quando è stato raffreddato adeguatamente perché, come eh, ricorderete, eh, abbiamo una temperatura efficiente del motore che non deve. Essere né troppo alta né troppo bassa. Questo è un esempio di impianto di raffreddamento ad aria in cui vediamo il ventilatore che convoglia l'aria attraverso queste canalizzazioni sul nostro, sul nostro motore che risulta alettato. Quindi, con eh, questa alettatura abbiamo una superficie di scambio maggiore. È un impianto semplice affidabile, non ha bisogno di manutenzioni e controlli, e però non è efficiente rispetto soprattutto a un impianto di raffreddamento al liquido. La quantità di calore che riesco a smaltire eh, con l'aria è molto bassa e il raffreddamento non risulta uniforme, è difficile andare a intervenire nelle parti eh, più coperte del nostro motore, più eh, lontane dal ventilatore e quindi non avendo un giusto raffreddamento del motore eh, ho un lubrificante che eh, si tende a riscaldarsi e quindi eh, perde le sue caratteristiche e le sue capacità di lubrificazione. Quando eh, inoltre ho un numero di cilindri elevati diventa proprio difficile tecnicamente poter eh, adottare un sistema di raffreddamento ad aria. Il raffreddamento d'aria ormai non è più utilizzato, è utilizzato molto raramente, solo per piccoli motori e con pochi cilindri.